Avrei voluto chiamarmi Michelle. Andava tanto di moda in Italia usare nomi stranieri in quel periodo. Ed io ho sempre pensato che sarebbe stato bello averne uno così. Michelle. Avrebbe suonato bene quando lo pronunciavo. Come ti chiami? Michelle. Avrei avuto i capelli scuri, lunghissimi. E gli occhi verdi. Come quelli di mia madre. Profondi. Sarei stata buona. Sì. Come mio padre. Com'era buono lui. Paziente. Dolce. E io sarei stata come lui. Mia madre avrebbe voluto chiamarmi Vincenzo. Pensava che fosse un bel nome e che portasse fortuna. A me piaceva, ma non era poi così importante. Che importanza può avere un nome quando non sei in grado neanche di scegliere un padre per tuo figlio? Io avrei voluto sapere chi era mio padre. Questo sì. E se alla fine mi avesse voluto. Ciao. 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 Mi sarei chiamata Francesca, un nome che piaceva moltissimo a mia madre. Un nome semplice, pulito, normale. Già, mia madre aveva soltanto 12 anni. Mio padre era suo padre. Mia madre era mia sorella e mio padre era mio nonno. Già. Avrei fatto la veterinaria. Sarei stata la migliore, sicuro. Amo profondamente gli animali e li ritengo nettamente superiori agli esseri umani. Più puri, per natura. Eppure condividono con noi, o meglio, con loro, lo stesso ambiente. Strano, no? Sarei diventato un manager di un grande attore dell'epoca o di un cantante rock. Una persona importante, insomma. Non come mia madre. Mia madre non aveva aspirazioni. Non lavorava e passava tutto il tempo in giro con gli altri a fare nulla. Pare che fosse una specie di protesta contro la società al lavoro. Lei si definiva un artista, ma... Com'è bravo, eh? Sì, bravissimo! Anch'io sarei stato bravo! Uno bravissimo pilota di aerei! Sì, Giovanni, tu saresti stato il migliore! Sì, il migliore! Quando i miei genitori hanno saputo che ero così, non mi hanno più voluto! Beh, ma adesso hai noi! Ti voglio bene, Vincenzo! Anche io, Giovanni! Padre invece, lui sì che era un vero artista. Sì, lui aveva proprio un bel lavoro, creativo.
Credo che facesse il regista. Mia madre credeva che fosse lui mio padre, ma non ne era così sicura. Mia madre frequentava tanti uomini. Praticava l'amore universale. Non posso dire con certezza chi era mio padre. Questo no. Boh, non lo so. Ciao Francesca! Ciao ragazzi! Ciao! Ciao! Sarei diventata un'attrice, una di quelle che restano nella storia e di quelle che fanno impazzire gli uomini. Indimenticabile! Oh sì, mi avrebbero riconosciuta per strada, chiesto l'autografo. Sarei diventata un'icona. Sarebbe stato molto divertente. No? Ciao Michelle. Ciao Valerio. Come stai oggi? La fortuna di avere sempre il sole. Ma hai visto cosa sta succedendo sulla Terra? Lui è Valerio. Voleva fare il calciatore e... Ma non è andata così. Non sono mai diventato un manager importante. Non ho avuto il tempo, la possibilità. Il tempo. Non aveva molta importanza all'epoca. Si viveva così, alla giornata. Tutti insieme. Grossi gruppi di persone. Gli amici. Che trascorrevano tutto il tempo tra una canna d'erba e una manifestazione. Se non altro in qualcosa si credeva ancora. Ma non andò esattamente così. Quando mia nonna si accorse che Giuliana, mia madre, era rimasta incinta, non poteva credere che suo marito, e così se la prese con la figlia. Non è andata esattamente come avevo sognato. Al settimo mese di gravidanza mia madre raggiunse l'apice di quella sua malattia da cui era stata colpita, ma che io penso avesse sempre avuto. La chiamavano depressione. Mio padre non la lasciava mai sola. Era buono mio padre, paziente. E io sarei stata buona come lui. Non l'abbandonava mai. Non si allontanava mai da lei. Ma quella mattina fu costretto. Mia nonna, sua madre, non si era sentita molto bene quella notte. E così mia madre era troppo debole per alzarsi, io cominciavo a fare i capricci. Scalciavo. Ero impaziente di uscire. Mio padre uscì di casa. E al suo ritorno non trovò nemmeno mia madre. Trovò ambulanze, vigili del fuoco, polizia, tutti radunati sotto la mia finestra. La libertà sessuale, la caduta del senso del pudore, ci s'accoppiamo un po' con tutti, così, liberamente. E mia madre era una grande esponente di questo movimento. Simpatica mia madre, già, mi sarebbe piaciuta mia madre. Ma rimase incinta. E portare avanti una gravidanza ha troppi problemi. Non è che i figli lo fossero particolarmente all'epoca, ma venivano inseriti in questa specie di comunità e allevati tutti insieme. Da tutti. In fondo credo che sarebbe stato molto divertente. Non lo so. Mi sarebbe piaciuto, ma... La insultò. Gli disse che era una puttana. La figlia del demonio. Ricordo ancora quelle urla. Quelle botte. Sarei stata buona, come mio padre. Forse no. Forse sono cattiva. In fondo è colpa mia.
Mia madre era malata, era stanca e io non la lasciavo mai in pace. Sono cattiva, come ogni altro essere umano. Siamo cattivi, crudeli, ancora prima di venire al mondo. E per cosa? E perché? Ma non lo so. Forse mia madre aveva paura di una reazione della famiglia. Mia madre, in fondo, era molto giovane. 16 anni appena. Beh, decise di abortire. Clandestinamente. Beh, erano pur sempre gli anni 70. Gliene diede così tante, finché di me non rimase altro che una pozzanghera di sangue vischioso tra le cosce di mia madre. Qui il tempo non passa mai, ma non per questo ci si annoia. Siamo quello che siamo, o meglio, quello che avremmo voluto essere. Dall'alto osserviamo il mondo, la crudeltà, i pregiudizi, la lotta al potere, i valori perduti. Sorridiamo tristemente davanti alle illusioni di libertà. Noi siamo energia. Noi siamo puri, come gli animali. Più volte ci hanno chiesto se volevamo provare a vivere la vita. E per cosa? Per rischiare di rovinare la vita a qualcuno che non ci desidera abbastanza? Per diventare crudeli, come ogni essere umano. Per perdere così i nostri valori. Per tornare sulla Terra a rivivere i nostri sogni, per poi rischiare comunque di vederli infranti da una società che non accetta e non vuole la nostra energia. Noi siamo aria. Siamo sogni. Noi siamo luce. Siamo vento. Siamo acqua. Siamo bambini. Mai nati, ma per sempre bambini. Giro, giro, tondo, casca il mondo, casca la terra e tutti giù per terra! Opla. Ah.